Ciao Pandi, come state? Tutto bene? Spero di sì. Oggi riccioledì, per chi non sapesse che cos'è riccioledì, è la giornata dedicata ai capelli ricci il mercoledì. Ormai questa è una cantilena che dirò ogni settimana o ad ogni riccioledì, ogni inizio sarà tipo questo. Ci tengo tantissimo a fare questo video perché sono i miei 10 punti, le mie 10 regole, diciamo così, ed è una sorta di riassunto su tutte le cose che mi hanno aiutato in questi anni e mi hanno veramente cambiato il capello. Fatemi sapere però le vostre regole, chiamiamole così, le cose che vi lasciano un riccio perfetto e dovete fare sempre. Altra velocissima cosa, prima di iniziare il video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video. Se vi piacciono i capelli ricci e vi piace il riccioledì, mettete mi piace a questo video e ora possiamo partire! Prima regola fondamentale, a mio avviso, è la regola proprio il pilastro dei capelli ricci, ciò che almeno personalmente mi ha fatto cambiare il capello. Se non fate cose tipo fitaggi o altre tecniche in cui serve la spazzola, ma comunque non vi serve spazzolare mille volte il capello, non pettinate o spazzolate mai prima dello styling. Tra spazzolamento e styling ci deve essere quasi sempre, a meno che appunto non ci sia la fase della tecnica styling, un ribagnamento capelli. Se fate la doccia e avete il getto sopra, poi spegnete l'acqua, pettinate i capelli e poi uscite e fate lo styling, è sbagliato, assolutamente sbagliato. Avete la parte styling dello spazzolamento, non uscirà un boccolo, usciranno capelli molto crespi o comunque senza forma. Seconda regola, super super super, spazzolare i capelli. Non si spazzolano mai, mai, mai da qua, ma bisogna sempre iniziare dalle punte e risalire. Sempre questo movimento. Molto più facile, si sciolgono meglio, non si strappano i capelli ed è un trucco super. Terza regola, sembrerà banale, ma è fondamentale usare i prodotti giusti. Dallo shampoo, balsamo, al prodotto styling, è sempre meglio utilizzare prodotti in linea con la vostra... con i vostri capelli, con la vostra cute, con la vostra sensibilità, se avete i capelli più grassi, più secchi, è molto meglio utilizzare prodotti specifici. Mi direte, ma cosa c'entra la cute poi con il boccolo? C'entra, perché ovviamente avrete, se avete i capelli grassi ma usate un prodotto che in realtà è adatto a un capello secco, avrete problemi sia alla cute, ma questo porta l'untuosità anche a tutti i capelli. Quarto style, mi è venuto da ridere perché ho detto styling, va bene. Quarta regola, è importantissimo capire quando mettere gel e quando mettere crema, ma soprattutto quando mettere entrambi. Ogni tanto un prodotto styling a base di gel può non essere abbastanza per voi perché manca un qualcosa di più cremoso e la stessa cosa ovviamente vale per la crema. Io consiglio sempre di abbinare le due cose, gel e crema. Uno styling con del gel per tanti può essere un po' troppo secco o comunque può mancare la parte in crema e la crema spesso può non essere abbastanza gelosa, quindi può non dare quella definizione che dà il gel. Abbinare entrambi i prodotti è molto importante e secondo me dà un risultato migliore. Quinta regola è sicuramente saper utilizzare il phon nel modo migliore. Qua avevo fatto qualche settimana, no, barra mese ormai, un video apposito in cui vi mostro e vi faccio vedere come si utilizza il phon. Quel video è veramente super apprezzato e visto da voi e sono stata molto contenta di ciò. In quel video racconto di piccole accortezze che cambiano veramente la pettinatura e cambiano l'asciugatura del riccio. Lo so, ogni tanto è più facile fare asciutti, però facendo queste piccole cose che poi verranno in automatico una volta, sarà una routine, il riccio sarà completamente diverso e molto molto più bello e definito. Sesta regola, movimento dell'incartocciare. Sì, è assolutamente fondamentale fare questo movimento e sarebbe questo qui, cioè prendere le punte e incartocciarle. Questo cambia tantissimo la definizione del capello, ovviamente bisogna mettere un prodotto styling prima e farlo fino a un certo punto. Non vi consiglio di farlo per 2 ore perché i capelli si asciugano e diventano super super crespi perché state dando umidità al capello con le mani, quindi non vi consiglio di farlo
due ore, quel poco basta per cambiare veramente tanto la pettinatura, il riccio. Il restyling, ebbene sì, è il ribagnare il capello con varie tecniche. Io ho fatto, credo l'anno scorso, un video proprio in cui vi faccio vedere la mia tecnica preferita. Anche nella pagina Instagram Test & Tell vi ho fatto vedere qual è la mia tecnica preferita. Ovviamente si può cambiare prodotto, si può fare qualcosa di diverso, ma io adoro il restyling dei capelli, soprattutto quando i miei capelli sono senza forma o hanno ciocche un po'. Non so se ho reso l'idea. L'ottavo consiglio, anzi super regola, è fare maschere in pacchi. Lo so che tiritera, cioè che cantilena, sempre a dire fate maschere, fate impacchi, fate maschere, fate impacchi. Però ragazzi, è veramente importante per il capello riccio. Gli impacchi, le maschere sono fondamentali. Perché singolare? Non lo so, fondamentali. Il nono consiglio è per forza evitare trattamenti aggressivi, quindi evitare anche di utilizzare banalmente il phon molto alto, a temperatura molto molto calda, è meglio non farlo, utilizzare spesso le piastre, meglio di no, fare tutte quelle cose che sapete danneggiano il capello, è meglio lasciarlo lì e fare, non so, quel trattamento 1-2 volte l'anno massimo. Il decimo consiglio è sicuramente quello di provare tecniche styling differenti. Spesso mi dite: io vorrei il capello riccio più definito, io lo vorrei in un modo, io lo vorrei in un altro. Siamo fortunati noi ricci perché possiamo veramente sbizzarrirci e fare diverse tecniche, ma nello stesso tempo mi direte: sì, un liscio, pap, è pronto, non ha bisogno di tante cose. Prendiamolo come un divertimento, insomma. Provate la fitaggi se non l'avete mai provata, provate il lavaggio a testa in giù, provate diverse tecniche. Qui nel canale, nella playlist sui capelli, trovate tante tecniche differenti e io in futuro farò altre tante tecniche, un sacco di altre cose, e quindi poi mi farete sapere qual è la vostra preferita. Anzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra tecnica styling preferita, se preferite lavarvi i capelli in doccia o normalmente nel lavandino, se preferite la fitaggi o la Denman come tecnica, se amate di più i gel o la crema, o come me amate usare entrambi. Qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, io spero di rispondere a tutti, ma visto che siamo una bella community, sicuramente ci sarà qualcun altro al mio posto. Noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao bandi!